Buongiorno famiglia, buenos dias famiglia, oggi è il dia de San Juan de la Cruz, dia de fiesta. Mi permetto di salutare anche in spagnolo perché San Giovanni della Croce oggi è il santo che festeggiamo al Carmelo ed è il santo con il quale praticamente si introduce la, quasi la novena di Natale, è dunque un momento particolare che ha tutto un suo calore, una sua magia, evidentemente per tutti, grandi e piccini, e è sempre una giornata che comunque noi iniziamo con la parola di Dio, che entra nelle nostre case e ci fa comunità reale, oltre che virtuale, comunità reale intorno alla parola di Dio, parola viva. Benvenuti a tutti eh, in questa diretta e a coloro che ci ascolteranno durante la giornata o nei prossimi giorni. Desidero appunto condividere con voi questa gioia, la parola di Dio ogni giorno che ci anima e oggi una parola che ha un contenuto particolarmente forte e simbolico che desta in noi l'attenzione verso quella parte di noi disobbediente, che oggi definirei una santa disobbedienza, che Gesù eh, delinea attraverso una semplicissima parabola. Iniziamo prima di ascoltarla segnandoci nel segno della Trinità la croce ci aiuta ad entrare in questo dialogo di vita nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: Che ve ne pare un uomo aveva due figli? Si rivolse al primo e disse: Figlio, Oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose, Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose, Sì, signore. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero, Il primo. E Gesù disse loro, in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore. Lode a te Cristo. Ecco, vedete, la parola, o almeno il nostro mattino, dopo un buon caffè, sicuramente siamo già vestiti, siamo già sul pezzo, come si dice, pronti per iniziare la nostra giornata. E c'è un problema di, eh, di coerenza eh, logica tra ciò che diciamo, tra ciò che pensiamo, tra ciò che facciamo. È uno dei grandi problemi. Eh, a livello conoscitivo, a livello linguistico, che in qualche modo ci perseguitano nella giornata, se solo vi poniamo attenzione. E la parola di Dio oggi si fa carico di eh, descrivere questo attraverso una semplicissima parabola, che notate Gesù eh, predica o comunque espone in un contesto ben preciso, che è un contesto eh, di... Di persone avverse alla sua predicazione, persone che forse lo guardano un po' gelosamente, che sono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo. Due categorie che a solo al, al leggere il testo quasi sembrano mettere paura. Di fronte a loro c'è un uomo solo, che è Gesù, il figlio di Dio, che può avere un'età di 30, 31, 32 anni e che le sta letteralmente affrontando in un modo rabbinico, ponendo loro una piccola parabola, una domanda che vuole stimolare una risposta concreta. Ci sono due categorie di persone ostili a Gesù dinanzi a lui, che sono irrigidite nella precettistica e nella morale. Coloro cioè che, supponendo di essere sempre nel giusto, ovviamente da questa postazione, apparentemente privilegiata, giudicano tutti gli altri. Direi che questa parabola oggi, e vorrei anche ascoltarla così, non, è solame, non appartiene solamente all'ambito religioso, ma appartiene a quell'ambito sociale di vita dove si verificano e si testano con mano eh, i contrasti, i paradossi dell'esistenza umana. Dire una cosa e farne un'altra, per esempio. E questa non è una problematica esquisitamente religiosa, ma Gesù la pone su questo piano perché c'è perché una questione morale dietro, di incoerenza profonda dell'uomo, strutturale potremmo dire, di fronte alla quale ciascun uomo di buona volontà, non solo religioso, dovrebbe un attimino porre l'attenzione, chinare il capo e dire: Beh, in fondo anch'io non sono uno stinco di santo, comunque non sono coerente continuamente e permanentemente, tanto da poter giudicare i miei fratelli e le mie sorelle. Dall'altro lato, cioè se da una parte vi sono capi dei sacerdoti e anziani del popolo, alla fine della parabola invece svettano, quasi in un modo luminoso, due categorie di persone che sono categorie di peccatori pubblici, sono i pubblicani e le prostitute. Molto interessante questo rapporto, questa, questa simmetria tra due categorie apparentemente sante e le altre due categorie pubblicamente peccatrici. Questi pubblicani e queste prostitute sono persone che noi sappiamo dalla letteratura al Nuovo Testamento amate da Gesù. E secondo quello che dice la parabola di oggi, sono persone responsoriali rispetto alla parola, cioè gente che risponde ad un invito, sono coloro che hanno risposto all'invito. Persone vibranti di amore verso il Maestro, penso solo alla Maddalena, vibranti di amore perché? Perché c'è uno che mi ha detto quello che ho fatto, c'è uno che conosce il mio cuore. C'è uno che mi ama così come sono nonostante tutto e che non ha posto eh, la spada del giudizio sulla mia testa per il fatto che ne ho combinate di tutti i colori. C'è uno che è capace di amarmi nonostante e di tirarmi fuori dalla fossa della morte. E non dimentichiamo che tra loro... Tra pubblicani e prostitute, pensando a Matteo, Zaccheo, eccetera, la Maddalena, la peccatrice di Luca, capitolo 7, tra loro ci sono le prime persone che seguiranno Gesù. E questa antitesi allora, tra gli anziani per bene e i pubblici peccatori, genera il primo grande shock in ogni lettore. Si fronteggiano, carissimi amici, due tipi di umanità. E vediamo qual è. La discriminante. Sul campo di gioco qual è la linea che non si può oltrepassare come nella, nella pallavolo? Eh? La discriminante viene delineata dalla parabola, con l'esempio di questi due figli. Un figlio, che è il secondo nella parabola, ascolta l'invito del padre, ma poi non compie quello che ha detto lui stesso, asserisce di poter fare ciò che il padre gli chiede, ma poi di fatto non obbedisce, non mantiene fede. L'altro invece ascolta, risponde di no, nega immediatamente, disobbedisce se volete, disobbedisce materialmente nella risposta, ma poi formalmente va a lavorare nella vigna del padre. Ecco nel mezzo, per questo figlio così eh, inquieto, santamente disobbediente, per usare l'espressione di prima, in mezzo a, due, a queste due azioni, ascolto e poi opera concreta, c'è questo meccanismo estremamente delicato, interiore che Gesù esplicita nella parabola, il figlio, quel figlio che aveva detto di no al padre, si pentì. Il grande elemento intermedio dunque in questo testo è proprio quello del pentimento, è ciò che eh, siccome c'è una simmetria quasi perfetta nello scritto della parabola tra i due figli, ciò che discrimina radicalmente è proprio questo modo di pentimento che si colloca a livello del cuore e che distingue tra quelle due categorie opposte di persone. Capi dei sacerdoti e anziani del popolo non si pentono, dice Gesù, così che non possono mettere mano, non metteranno mano alla vigna del Padre. Pubblicani e prostitute, nonostante con la loro condotta abbiano detto di no, palesemente dinanzi ai comandamenti della parola, ai comandamenti di bontà, alla parola del Padre, e poi dopo vanno a lavorare in questa vigna. Per loro è il pentimento. Hanno riconosciuto, non possono non riconoscere ciò che è pubblico, il loro peccato, i segni delle loro prostituzioni, la, la macchia del maneggiare eh, i soldi e fare la cresta sulle tasse imposte dall'impero di essere collaborazionisti con l'impero romano. Tutto questo è pubblicamente noto, non possono che fare ammenda di ciò, chiedere perdono, ma prima che verso gli altri, verso Dio. Ecco, la parola chiave è il pentimento. Pentimento è la chiave che apre molte porte, apre le porte dei cuori reazionari, apre il cuore della relazione sociale, riconoscere i propri peccati, riconoscersi fragili crea lo spazio della comunione, non solo della solidarietà, ma della comunione profonda con ogni essere vivente. Nessuno si fa supponente, tutti fratelli, fratelli, tutti. Il pentimento è la chiave di una socialità sana, di una relazione veramente amante, di una vulnerabilità positiva, cioè apertura all'accoglienza dell'altro nelle proprie ferite non un discendere, un condiscendere con la fragilità altrui dall'altro della, pro, de, de, della propria forza, dall'alto della propria forza. Gli antichi padri, pensate, quando parlavano, e anche a, a suo tempo anche io studiai così, ma è una scienza, come dire, non dico esatta, è vera, quando si parlava di pentimento distinguevano tra due moti dell'animo, la contrizione e la attrizione, una parola un po' strana quest'ultima, la attrizione, secondo questi padri, è una riconoscere intellettualmente i propri peccati, riconoscere che c'è una eh, non congruità tra una parola riconosciuta come vera e la propria condotta. E su questo potremmo essere anche in grado e anche, come dire, una non congruità tra una legge civile, tra una tassa da pagare, tra un, un obbligo, una. Un consiglio che ci viene dato, la sua bontà e eh, ciò che noi pensiamo intellettualmente. Ma non è il fine e il termine ultimo desiderabile del nostro cammino di mentimento. La cosa più desiderabile è la contrizione. E la contrizione ha a che fare con il cordis, con il cuore. Vuol dire non riconoscere intellettualmente, ma piangere effettivamente il peccato, avendo capito che si tratta veramente di un venir meno alla dignità umana, all'amore di un padre. Quelle lacrime sono un dono. Dunque il problema non è la consapevolezza mentale e la comprensione intellettuale di ciò che è male. Non basta questo, ci vuole un coinvolgimento del cuore. Quel figlio, quel figlio disse di no. E quando disse di no, di cosa si pentì? Non semplicemente di dire una cosa, pensarne un'altra e infine farne una terza, non è questo il problema, non è questo il problema. Non è una incoerenza interna, logica, non è un errore semplicemente, ma è un pentimento che deriva dall'aver mentito al padre. Perché gli ho detto padre sì e poi non lo faccio? Perché riconosco ciò che è bene e poi non lo compio? Sembra di sentire l'eco delle parole di San Paolo. Perché aver dato un dispiacere? Perché aver detto di no all'amore che fa bene, che sana, che salva? Perché misconoscere la richiesta di amore? Questo non è un problema, solo che riguarda il rapporto con Dio, eh? carissimi amici: riguarda il rapporto con le persone più vicine, con i no che abbiamo detto all'amore di coloro che gratuitamente ci hanno offerto la mano. C'è un'analogia viva nei rapporti umani che ci aiuta a guardare a ciò che è la fonte dell'amore. Rispetto ad una pedagogia di crescita, rispetto ad una chiamata di felicità, noi sappiamo dire un no freddo, rispetto al quale invece la risposta vera è il pentimento cordiale, il dono delle lacrime, rispetto a ciò che abbiamo evitato ed era il bene che ci avrebbe fatto bene. Infatti in tutta questa parabola una delle, uno dei luoghi forse più forti che spesso non viene percepito è che l'invito a lavorare non è in un luogo comune, in un'officina qualsiasi, ma nella vigna del Padre. La vigna del padrone, direbbe il testo, la vigna non è un luogo casuale. Non è un esempio preso a caso. La vigna è un simbolo del popolo di Israele. È una chiamata a lavorare la terra della promessa. La vigna è un simbolo di posterità, anche di eternità se volete. Una vigna che produce frutti, che produce il vino che inebria il cuore dell'uomo. È il vino della festa, è il vino delle nozze, è il vino di un banchetto incredibile al quale desideriamo sederci. Lasciando alle spalle della vita terrena le problematiche della sofferenza e della fatica. È il momento che inebria, è il momento poetico che risana i cuori, che crea la comunione intorno a una tavola. È una vigna che viene sottratta agli animali selvatici, se viene lavorata, viene riconsegnata come dono ad un popolo che non se lo merita. È la vigna che viene ridata a coloro che erano nella schiavitù e avevano perso e barattato con idoli stranieri e schiavitù terrene soprattutto la loro identità e quindi la loro dignità. La vigna è un po' come una carta d'identità che viene rinnovata finalmente. E della cui scadenza non ci dobbiamo più preoccupare, non è decennale, continua questa carta d'identità. Tu chi sei? Io sono la vigna nelle mani del Signore. Per questo sono chiamato a lavorarci dentro. È una promessa legata al ritorno dalla schiavitù, carissimi. Dunque non andare nella vigna non è semplicemente disobbedire a un comandamento, sarebbe veramente poco. E sarebbe veramente triste avere un Dio solamente per dovergli obbedire. Questo forse sarebbe ancora peggio di avere un datore di lavoro qua giù sulla terra. Meglio di no così. Ed è per questo che quel figlio apparentemente disobbediente lo è realmente, è talmente inquieto che ha una disobbedienza che io definirei santa, perché concepisce come problematico il tema dell'obbedienza, ma poi capisce che la ricchezza sta tutta nel pentimento rispetto a questa fase reattiva della vita, nella quale tutti ci siamo trovati come immensi peccatori, nessuno escluso, nessuno escluso. Magari siamo segretamente peccatori o pubblicamente peccatori, qualsiasi cosa sia, siamo quelli che possono essere invitati ad un moto di pentimento del cuore per andare a lavorare in questa vigna. Vi leggo un testo, carissimi amici, un testo col quale vorrei concludere questa lettura della parola di Dio mattutina. È un testo di Ignazio di Antiochia. Siamo nei primissimi secoli dell'era cristiana, in una lettera che compone alla comunità di Efeso, come faceva San Paolo, in diretta continuità con l'Apostolo. Ignazio, Sant'Ignazio scrive, è meglio tacere ed essere che chiacchierare e non essere. È bello insegnare, se chi parla fa. Infatti uno solo è il maestro che disse e fu fatto. E ciò che ha fatto tacendo è degno del Padre. Chi possiede realmente la parola di Gesù, il suo logos, può ascoltare anche il suo silenzio per essere perfetto, al fine di fare ciò che dice e di essere conosciuto per ciò che tace. Ecco, un testo molto breve, ha il sapore del, degli aforismi, delle sentenze. Sicuramente va eh, riascoltato con cura, ma sono quei testi che ci aiutano a capire che l'ascolto, l'obbedienza, l'audire, il pentimento sono cose squisitamente umane perché partono dal cuore e investono tutto l'essere in modo integrale. E dunque non c'è apparenza che tenga. Ecco perché questi poveracci dei capi dei sacerdoti, gli anziani del popolo, o tutte le persone irrigidite nel loro precettismo, nel loro moralismo, sono destinati, dice Gesù, ad essere superati alla grande. Passano avanti, sarete sorpassati da pubblicani e prostitute. E chissà che anche noi, irrigidendoci un po' nei nostri schemi moralistici, che siano religiosi o siano laici, non veniamo superati dai poveri che ci investono con le loro esigenze e hanno una domanda più forte e hanno più risorse istintive e di sopravvivenza. Dunque desidero veramente che possiamo ascoltare di nuovo questa parola, farne vita. Vi auguro, vi auguro una santa giornata, carissimi amici, ma prima di terminare... Ci facciamo carico gli uni degli altri. Il mio desiderio è che questa mattina terminiamo con il Padre Nostro, eleviamo la nostra preghiera a Dio, ma dimentichiamo le nostre esigenze e ci facciamo carico di tutti gli altri che, che sono all'ascolto e di quelli che ascolteranno, di tutte le persone, nessuna esclusa. Dimentichiamoci di noi questa mattina in attesa del Santo Natale e preghiamo il Padre Nostro così come Gesù ci ha insegnato per i fratelli e le sorelle presenti e non presenti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amici carissimi, il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica e protegga in questa giornata, in questa novena di Natale, Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amici carissimi, buona giornata a tutti. Vi abbraccio, vi portiamo in preghiera. Adesso tra poco celebrerò l'Eucaristia sarete con me sull'altare. Ciao a tutti!